Radio Radicale, siamo con Cristian Invernizzi della Lega per parlare del coronavirus e della situazione che si vive in Lombardia. Allora, lei è di Bergamo, le volevo chiedere un po' che situazione c'è in questo capoluogo lombardo e soprattutto cosa pensa di quello che ha fatto il governo. Penso che c'è una situazione ovviamente paradossale, parliamo di una delle zone più attive, produttive d'Italia che appare proprio anche plasticamente paralizzata in questo frangente, per cui auspichiamo prima possibile la possibilità di riprendere la normale attività. È evidente che oggi la priorità è quella della sanità pubblica, sullo sfondo rimane una previsione economica ovviamente che adesso comincia a essere preoccupante. Il governo si muove come può, cioè, stiamo parlando di un governo formato da una maggioranza i cui limiti anche di caratteriali, diciamo, tra i due partiti di maggioranza sono evidenti, per cui è evidente che non sa più o meno cosa fare. Qui c'è bisogno di una terapia d'urto, non soltanto dal punto di vista della sanità, del contenimento pertanto del virus, ma anche dal punto di vista economico. Arrivare a Milano da Bergamo in mezz'ora il martedì mattina è una cosa che non avrei mai pensato fosse possibile al di fuori della settimana di Ferragosto, cosa che invece stamattina ho fatto. Quindi o si fa una terapia veramente d'urto, di quelle pesanti anche in Europa, quindi battendo i pugni in modo direi prepotente quasi, o altrimenti la vedo dura. Senta, ci sono stati qualche distinguo nel governo, perché ieri Zingaretti ha incontrato le parti sociali e quelli del Movimento 5 Stelle si sono arrabbiati, hanno detto ha fatto come faceva Salvini quando incontrava le parti sociali. Sì, segnala appunto, cioè, non so, sono invidiosi l'uno dall'altro, ma non interessa del problema che hanno tra di loro, così come non mi interessa, così come comincia a essere irritante il fatto che anche a distanza di mesi il problema per loro sia solo ed unicamente Matteo Salvini, quello che fa Matteo Salvini, quello che ha fatto Matteo Salvini. Stiamo parlando della Lombardia, 10 milioni di abitanti, stiamo parlando di un comparto economico assolutamente necessario non soltanto per la Lombardia ma per l'Italia e direi addirittura per l'Europa, per cui evitino cortesemente di rimbeccarsi tra di loro come due vecchie zitelle, cominciano a pensare sinceramente a quello che bisogna fare. Secondo lei la cifra di 3,6 miliardi per... Vorrei fare paragoni che in qualche modo potrebbero essere anche offensivi, ma è come voler affrontare il coronavirus con un'aspirina. 3,6 miliardi è semplicemente l'inizio di una operazione che deve essere necessariamente più corposa, a partire anche perché adesso la situazione secondo me in Lombardia starà peggiorando. Pensare di anche soltanto di andare incontro alle partite IVA con 500 euro è ovviamente un insulto, insomma è qualcosa che per ora 3,6 miliardi, ripeto, sono un'aspirina contro il coronavirus. Senta, lei qui in Parlamento ha visto il Movimento 5 Stelle preoccupato per questa situazione. Ricordiamo che era il partito, diciamo, contro i vaccini. Allora, volevo sapere se secondo lei c'è nel primo partito, diciamo, nominalmente in Italia, la consapevolezza di quello che sta succedendo secondo quello che ha visto lei. No, mi sembrano... Sì, ma per carità, parliamo anche... non voglio sempre fare attacchi politici. È evidente che questa situazione alla quale ci troviamo ha ribaltato tutta una serie di convinzioni. Infatti l'anno scorso in questo periodo si parlava di obbligo, no, dei vaccini. Oggi meno male, penso che tutte le persone dato di buon senso non vedono l'ora che si trovi il vaccino contro il coronavirus. 5 Stelle in questo momento secondo me non dovrebbero prendere atto di una situazione che, ripeto, non è quella della sussistenza al governo, ma è quella di dare risposte immediate. Io stamattina ho avuto dei contatti con alcuni imprenditori e liberi professionisti di Bergamo che ovviamente in questo momento stanno anche pensando di sospendere l'attività.
dal punto di vista sanitario è comprensibile, dal punto di vista economico è immensamente preoccupante. Così come io parlo con gli imprenditori, con le partite IVA, mi auguro che lo facciano anche i 5 Stelle, che prendano contatto con una realtà che diventa ora per ora sempre più preoccupante. Senta, per affrontare una situazione di questo genere si chiede il sostegno anche delle opposizioni, però a questo punto sarebbe meglio un governo in cui tutti possano contribuire a... Guarda, il problema è che a me non interessa che tipo di governo c'è o dovrebbe esserci, tanto è evidente che siamo ancora in una situazione in cui purtroppo, a mio avviso, non tutti hanno pienamente coscienza di quello che sta avvenendo, di quello che potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Io posso solo dire che come Lega saremo responsabili, sì, o al governo o all'opposizione, noi siamo pronti ad appoggiare qualunque tipo di iniziativa in questo momento vada incontro a quelle che sono le priorità assolute, che è quello di far sì che il rischio del contagio sanitario diventi economico. Questo è la prospettiva peggiore che io vedo, ma non stiamo parlando veramente di giorni, qua c'è il rischio che tra un po' il peso diventi sostenibile per chiunque sia esso in maggioranza o in opposizione. Bene, io la ringrazio come sempre, grazie a Cristian Invernizzi della Lega.